Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi mini video, una review veloce dell'olio anticellulite della CN Nature, questo qui famosissimo e ricercatissimo, vabbè, non è più possibile, purtroppo se no lo rimettono in linea permanente, è andato a ruba. Io me lo sono accaparrato stando alle 8 di mattina lì davanti alla Lidl, vabbè. Allora, vi mostro l'inci, questo anticellulite oil, eccolo qui, la scatolina. Allora, questo CN olio anticellulite, l'inci eccolo qui, ha un sacco di estrattini, è davvero fatto bene. Ho pagato circa 2,53 euro, come anche il contorno occhi della stessa linea che ho recensito su Instagram, magari ve lo metto giù nell'info box. Ne ho anche parlato in un video, sì, 5 minuti con la rubrica con Ale di Green Beauty and Life, che saluto, ciao Ale, 5 minuti dopo la sveglia, ne ho parlato. Quindi vi metto sia il link a Instagram dove ho parlato che anche il link al video, magari potete farvi un'idea. Questo olio anticellulite, non ho parlato per niente di quest'olio ed è giusto. Allora, ragazzi, l'utilizzo, sono 100 ml, l'utilizzo da circa 2 mesi e mezzo, 3, infatti vedete è quasi terminato. Cosa dire, ragazzi, confezione in vetro, poi erogatore a pompetta, quindi si dosa bene il prodotto, è igienico, a differenza forse dei vasetti che sono un po' meno igienici, sì, rispetto a questo dosatore a pompetta evita poi sprechi. Mi vedete vestita alla stessa maniera, perché ho girato due video, sia quello di Naturissima che questo, quindi mi sono vestita allo stesso modo. Allora, che dire, ragazzi, mi è piaciuto tanto questo olio, è vero quello che si dice in giro, è davvero ottimo. Mi ha rassodato molto ovviamente la pelle, io lo utilizzavo un po' sui glutei, un po' anche sull'interno coscia, quindi mi ha rassodato molto la pelle in questi mesi. Ci vuole costanza, ragazzi, qui dice di applicarlo 2 volte. CN olio da massaggio cellulite contiene estratti naturali accuratamente selezionati. Ovviamente massaggi regolari attivano il metabolismo e combinati con alimentazione equilibrata e una sana attività fisica contrastano gli inestetismi della cellulite. L'uso massaggiare sulla pelle umida con movimenti circolari 2 volte al giorno. Per risultati ottimali è necessario un utilizzo regolare del prodotto. Quindi, ragazzi, non è che lo mettiamo una volta alla settimana e risolviamo. No, è importante avere una costanza. Io il primo mese l'ho utilizzato mattina e sera, il secondo mese soltanto la sera. Poi quest'ultimo mese sono 2 mesi abbondanti sicuro, 2 mesi e mezzo, però che lo utilizzo con un po' meno frequenza con la verità, perché un po' l'estate, un po' sono al mare, quindi un po' di fretta, quindi bisogna stare a massaggiare, però si asciuga anche abbastanza rapidamente. E secondo me, ragazze, questi prodotti devono essere comunque massaggiati, altrimenti l'efficacia poi di proprio dell'effetto anticellulite si vede da lì. Bisogna anche attivare la circolazione, fare massaggi appunto circolari, ed è importante proprio questo aspetto. Se fosse stato un prodotto che si assorbe immediatamente, l'effetto anticellulite secondo me è vanificato. Il profumo, ragazzi, cosa ve lo dico a fare? Qualcosa di bellissimo, di buono, 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 buono. È proprio ottimo. Ragazzi, si tratta di prodotti certificati, come sapete, Natru, quindi una certificazione importante. E spero vivamente che la Lidl possa rimettere in linea permanente. Per il resto, ragazzi, i risultati a me l'ha dati di rassodamento della pelle. All'anticellulite, ragazzi, anticellulite ci vuole più tempo, secondo me. Poi abbinata questa crema con uno stile di vita più sano, mangiare meno schifezze, muoversi, camminare, correre possono aiutare, però ragazzi, l'effetto anticellulite, proprio anticellulite, non l'ho visto, non l'ho riscontrato. La pelle appare più tonica, più rassodata, ma la cellulite non è che sparisce con questo prodotto, almeno per quanto mi riguarda. Però un effetto di rassodamento della pelle c'è e si vede il risultato. Proprio si sente la parte che è un po' più tonica, un po' più compatta, un po' più, proprio più rassodata, più elastica. L'effetto per l'effetto anticeolite ci vorrà più tempo, comunque abbinato a quello che vi ho detto, sicuramente i risultati si hanno. Niente, io spero che vi sia stata utile una breve review, però conto ovviamente poi di farne una
un'eccezione più approfondita, magari anche su Instagram. Speriamo, ripeto, faccio un appello alla Lidl, spero che la rimettano in tutta la linea permanente, perché è stata amata tantissimo, anche devo parlarvi anche della crema poi più là, della calacalendula, poi questo qui poi ho preso un altro contorno occhi, però sempre quello alla melagrana, di cui vi ho parlato, spero di accaparrarmi più là anche l'altro contorno occhi. L'altra crema contorno occhi, magari fatemi sapere voi ragazzi se l'avete provata, perché mi pare che ci sono due linee, se non sbaglio. E niente, seguiranno poi ovviamente altri video, qualora speriamo la rimettano anche in linea permanente, ripeto. Ok, vi volevo dare solo qualche indicazione su come mi sono trovata. Fatemi sapere voi nei commenti, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazze!